Jack! Eccoci! E anche oggi si parte dagli SMS dei nostri cari amici a casa. Ciao Pino, ma è possibile che in Italia radio e TV mandino in onda solo band commerciali e che convengono a loro? Ma cosa c'è dietro questo schifo? Possibile che per emergere l'unica cosa che si può fare è fare come di Lacuna, sperare che all'estero si venga apprezzati per la propria musica? E questo sarebbe lo stato dell'arte musicale in Italia. Mi vengono i brividi. Io ho 18 anni, con la mia band proviamo tutti i giorni. Ma poi lo sai come va a finire. Nessuno ti fa suonare e quindi rimani chiuso nel tuo spuzzino a divertirti, ma resta tutto qui. In altre nazioni, per non andare troppo lontano, va bene la Germania. Se hai del valore, prima o poi esce fuori. Non ti parlo poi della merda. Tu cosa ne pensi? È sbagliato qualcosa? O c'è ancora qualcosa che si può fare per salvare l'arte in questo paese? Ragazzi, è tutto collegabile alla politica. Ci vuole una politica che cominci a rispettare i giovani. Ci vuole una politica che investe dei soldi anche sulla musica, sul cinema, sul teatro. E invece danno i soldi, danno. La De Filippi ha detto che... come si chiama quel programma? Amici, è una fucina di talenti, ragazzi. Adesso stanno invitando ospiti internazionali. Ti credo, con la montagna di soldi che guadagnano dagli sponsor. 30 edizioni, ragazzi, 30 e più forse. 30. Vuol dire che ci dovrebbero essere almeno 60-90 artisti veri. Chi è che c'è dopo tutte queste edizioni? Marco Minchia, Marco Minchioni, Marco Carta, Emma Gemma lì, Marone lì, come si chiama, Amoruso. Cioè, questi sarebbero i cantanti. Sono solo delle copie, ma delle brutte copie, fidatevi. Non fatevi prendere per il culo. E tu con la tua band divertiti giù in cantina e mandali a fare in culo tutti.